si è voluto proprio dedicare alla famiglia Bossini, che con un gesto veramente encomiabile ha donato questi ambienti al calcio. Chiaramente noi li abbiamo utilizzati per uno scopo ben preciso, visto che nel centro storico erano andati in pensione tutti i medici di base, noi si è pensato di aprire questo ambulatorio che era già della famiglia, dello storica famiglia Bossini, con i medici, prima Babbo Luciano, poi il figlio Paolo, che hanno fatto per tanti anni i medici di medicina generale in questi ambienti. Noi li abbiamo voluti riaprire per consentire alla popolazione di avere un punto di riferimento ben vicino e non disagiato, come poteva essere proprio dovuto alla mancanza, come c'è stata l'anno scorso, di medici di base. Quindi, cosa dire? Grazie di cuore alla famiglia Bossini che ha donato al calcio di questi ambienti veramente che sono essenziali per quanto riguarda la salvaguardia e la salute dei cittadini. Bene, io molto semplicemente devo dire questo, che la scelta è stata maturata avvicinandomi al periodo del pensionamento. In quel momento lì, la tristezza di dover abbandonare queste strutture e doverle chiudere, perché mia figlia, medico anche lei, ha scelto di non proseguire la carriera di MMG, ma dedicarsi a tutt'altre attività, sempre mediche, ma un percorso, un iter diverso. Quindi io mi sono trovato a riflettere da farsi, dopo averla interrogata e avuto parere favorevole anche da parte sua, cosa fare di questi locali. Era per me importante che Non è stata ancora lì. quello che ho ricevuto da questo ambiente, non tanto in termini economici, non soltanto in termini economici, ma soprattutto in termini umani, da parte dei figli miei, dei miei ex pazienti, dei pazienti di mio padre, potesse essere in qualche modo contraccambiato e questi locali tornassero a essere utilizzati e utili ancora alla cittadinanza e al comune e agli abitanti di Figline Valdarno. Per cui ci siamo un po' dati da fare per contattare varie associazioni, l'amico Mario Bonaccini, che alla realizzazione iniziale fine degli anni 70 di questi studi ha contribuito scientemente con le sue capacità tecniche e quindi abbiamo potuto anche logisticamente strutturare. Mario mi ha proposto varie possibilità, ha detto anche quella di affittare al carcere. Ho parlato anche di questo con mia madre, perché mio padre purtroppo non c'è più, e comunemente poi abbiamo pensato di fare la cosa ancora più semplice, ma anche più diretta, che era quella di fare una donazione al carcere, definitiva, quindi da allora. Nell'arco di circa 2 anni siamo riusciti a concludere questo con il lavoro di tutto il calcio, un grande impegno del ormai compianto professor Bonatti e dell'attuale presidente Mario Bonaccini, per cui restituiamo a Figline quello che Figline in termini umani ha dato davvero a me, che ci ho speso 42 anni in questi studi, e a mio padre, che ci ha speso praticamente tutta la vita. Quindi grazie a Figlinesi, grazie al calcio, grazie a voi tutti. Paolo, grazie E a di presto. tutto. Ciao Mario, presto Grazie. arrivederci. Grazie.